insieme. Il nostro maestro Gatti ci suonerà dal vivo una musica che ha composto apposta per nostra figlia e che ha voluto intitolare Celestango, che lui ha specializzato tardi, eccetera. Ci suonerà anche Libertango, se non erro. Va bene, facciamo una cosa seria, una cosa più allegra. Da quale incominci? Il sogno di Mirta Celestango. Va bene, allora. Intanto io vi saluto a tutti. Microfono. Io vi saluto a tutti, ringrazio la famiglia Gabardi per avermi premiato, ringrazio Mirta che è riuscita a darmi questa ispirazione leggendo le sue poesie, e mi ha colpito molto di lei che voleva essere una farfalla, perché voleva volare sulle ali del mondo e voleva ripulire tutte le sofferenze, le guerre, le malattie, tant'è vero che in un brano che ha composto una pianista, Terra Rossa, presa da un'opera, trattava proprio il tema della guerra. E in un momento in cui in questo mondo ci sono più cose brutte che cose belle, io voglio farvi rivivere Mirta come la farfalla. Dedico questo brano soprattutto alla famiglia Gabardi per gli sforzi che compie ogni anno per tenere viva il pensiero di Mirta. Dedico questo brano ai miei figli e a tutte le persone, il maestro Contini che condivide con me il tango, Anna Simonelli, l'insegnante di tango, Giovanni, il fotografo, che viene in tutti i miei concerti e mi sopporta. Grazie, grazie a tutti. Allora direi, puoi iniziare a dare via alla... Che cosa bisogna? La vuoi portare giù? Sì, portare giù tranquillamente, non c'è problema.